Alessandro Pallucchi, direttore generale del FCIP Un Sacco. Buonasera. Una settimana particolare con l'esonero di Mr. Volpi. Vabbè, dispiace tantissimo perché insomma quando si prendono certe decisioni si prendono anche a malincuore, però una cosa importante è che comunque tutte le scelte che vengono fatte e che sono state fatte e che si faranno sono esclusivamente con una parola sola: noi si vuole sempre il bene del Ponzacco. E questo non è che Volpi era una cosa negativa, però è che dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare a un altro modo di intendere il calcio per come lo vogliamo noi. Questo era stato prospettato, però vabbè, niente. So che per Mr. Volpi è stato un colpo, per noi diciamo è stata dura questa comunicazione, ma le strade delle volte sono si possono anche rincrociare in futuro e speriamo e gli auguro una strada lunga di soddisfazione. Tutti la si domandano, c'è già un nuovo allenatore o è questione di ore? Beh, stiamo lavorando sicuramente a questo, è da venerdì subito dopo la chiacchierata con Volpi che ci stiamo muovendo a 360 gradi per trovare un sostituto degno e più che altro un allenatore giusto per questa piazza, perché questo non deve essere un traghettatore da qui a giugno, ma deve essere un allenatore che per i prossimi 3 anni, con gli impegni che questa società vuole affrontare, sia un allenatore di una certa caratura. Anche oggi la squadra è apparsa un po' con i soliti problemi dall'inizio dell'anno. Fanno gol, c'è il gol, però non c'è quell'intensità e l'organizzazione di gioco. Beh, diciamo che la squadra è stata costruita in questo verso, abbiamo giocatori esperti, giocatori che comunque tecnicamente molto validi. Chiedere intensità a una squadra che ha già un suo passo, insomma, è andare a distorcere le caratteristiche. È normale che una squadra del genere, secondo me, può giocare meglio e possono fare meglio. Ora è stata ora c'è stato l'allontanamento di Mr. Volpi, ma questo non significa che sia stato l'unico a dover pagare questa situazione. Quindi anche i giocatori, gli atleti devono farsi coraggio, che ora è toccata al Ministero. Sicuramente se la pagina non viene svoltata è una cosa che può ritorgersi anche contro di loro. Questo non sono minacce, è solo perché questa piazza è una piazza particolare. Anche oggi c'era quasi 450 persone, quindi non credo piazze che sono calde, piazze che vogliono e hanno il diritto di pretendere un impegno massimo da tutti gli atleti che sono nella rosa dell'FC Ponzano. Due parole sul settore giovanile. Ieri Juniores a 5 minuti alla fine vinceva a Peccioli e l'Allieve hanno vinto a Volterra. Un inizio promettente. Diciamo che, come mi viene spesso di ricordare a tutti, questa è la carica dei 300. Siamo alla soglia dei 300 tesserati per l'FC Ponzacco, quindi un successo mai raggiunto per le squadre di calcio a Ponzacco. La Juniore è una squadra che abbiamo voluto fortemente, quindi Beppe Salvatori è riuscito a fare una buonissima formazione con, diciamo, una proiezione che questa al futuro, perché si parla. Ieri abbiamo giocato contro una pretendente al campionato provinciale Juniores, dove millantano tanto, tanto bene, però ieri abbiamo affrontato con quasi tutti i 95, una squadra piena di 94, con tutti fuori quota 93, quindi io credo che la proiezione sempre del Ponzacco Calcio è quella di fare il calciatore, e se si riesce a centrare i risultati siamo ancora più soddisfatti. Grazie.